Comisión, tengo el honor de presentar al señor Pierluigi Salvati. Él es del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo de Italia. Y él tiene una destacada trayectoria respecto a la restauración y la puesta en valor de bienes culturales, tanto en patrimonio arquitectónico, arqueológico, comprendiendo desde el proceso de las excavaciones hasta la puesta en valor y musealización, así como también en patrimonio artístico. Così come il patrimonio artistico con un trattamento integrale che include l'ambito paesaggistico e i contesti territoriali. Sono da 23 anni, svolge questa attività collaborando con il Ministero dal 1980 in Ancona, capoluogo delle Marche. Nel 93-98 è stato nominato funzionario nella soprintendenza per i beni architettonici del Veneto con sede in Venezia. Dal 98 è stato assegnato alla supervisione archeologica della regione delle Marche dopo il sisma che ha colpito, e da allora è stato nominato architetto per le opere paesaggistiche. Con tale esperienza è stato nominato tecnico per la diagnosi dei danni, calcolo dei costi e dei studi sulla reazione che hanno le strutture murarie di fronte al sisma, compresa la fase di restauro e di recupero. Pierluigi Salvati è un esperto in coordinamento della sicurezza nella fase del progetto, così come nella tappa dell'esecuzione. Protezione civile del patrimonio culturale in Castelnuovo di Porto, partecipato anche all'aggiornamento della legge che regge il sistema statistico italiano, ha un'ampia esperienza nel rilievo e rappresentazione grafica, preservazione, materiali storici, pigmentazione, divulgazione architettonica, la cui priorità è sempre stata orientata ovviamente verso il restauro orientale. In Messico recentemente ha partecipato con l'Arma dei Carabinieri per addestrare un corpo specialistico nella gendarmeria per il ritiro, il rilievo e la salvaguardia dei beni culturali a Salta Clus e Socimilco, Salpisca. Cedo la parola, tante grazie a Pierluigi Salvati per la sua presenza oggi qui, prego. Grazie. Così dire che mi sento lusingato di partecipare a questo simposio, ringrazio gli organizzatori. In maniera particolare ringrazio Giovanna Gomez e Valeria, che ci siamo conosciuti qualche anno fa con l'esperienza fatta insieme con i carabinieri. Io porterò la mia esperienza, che è quella del funzionario di soprintendenza. Le soprintendenze, quattro parole per inquadrarle, le soprintendenze sono in pratica il braccio operativo del Ministero. Iniziamo con un illustre primo conservatore che è Raffaello, per dare il senso dell'importanza della conservazione e del ruolo delle soprintendenze nella conservazione del patrimonio storico-culturale. Volevo però, prima di entrare nel merito, rappresentare una riflessione che ho fatto ieri quando siamo venuti via dall'ultimo sopralluogo. Io porterò l'esperienza del terremoto delle Marche, che è un'esperienza completamente differente da quella che ho visto, che ho vissuto ieri qui da voi in Messico. Nelle Marche il terremoto ha interrotto bruscamente l'andamento, la vita, ha interrotto oltre alla catastrofe sui monumenti e sugli edifici, la società civile si è bloccata, lo sviluppo della società civile è stato completamente annientato. Nei nostri territori colpiti dal sisma, fino a poco tempo fa non c'era più un'attività di quelle che normalmente contraddistinguono la società, quindi dal punto di vista produttivo, industriale, sociale. Invece ieri, venendo via dall'ultimo sopralluogo, siamo usciti in una piazza
in una piazza viva, sembrava quasi di stare in una festa. Quindi c'è una esperienza completamente diversa che viene vissuta a livello di terremoto. Molto probabilmente il termine è lo stesso, terremoto, però il modo di svolgersi, il modo di essere vissuto dalla popolazione, dalla società è completamente diverso. E devo dire, questa cosa mi ha sorpreso, perché nelle Marche c'è veramente grande dolore, oltre alla perdita delle vite umane, che ce ne sono state 299, c'è anche la perdita della identità di quei luoghi. Qui invece vedo con piacere che il terremoto è stato comunque già superato, al di là dei danni e delle lesioni e dei dolori che ha prodotto e che ha lasciato sui monumenti. Bene, la mia relazione, spero di fare in tempo, spero di rimanere nel tempo che mi è stato assegnato, l'ho divisa in tre parti. La prima parte faccio vedere il territorio colpito dal sisma, poi una brevissima presentazione delle strategie di intervento, e ci ricolleghiamo anche alle cose che sono state dette oggi, e l'ultima parte, secondo me quella interessante, quella che darà sicuramente modo di un confronto, è quella di analizzare 5 interventi che sono stati fatti nel 97, quindi 20 anni fa, e vedere come hanno risposto alle sollecitazioni dell'ultimo sisma. Per questo il titolo, alcuni monumenti marcheggiani fra due terremoti. Parlerò quasi esclusivamente di quello del 97, di terremoto. La regione dove io vivo è le Marche, è una regione dell'Italia centrale, qui la vedete rappresentata in blu, tanto alcune piccole immagini di presentazione. Le Marche sono la città dove c'è Urbino, il capoluogo è Ancona, e questo qui vediamo l'Arco di Traiano, la cattedrale di San Ciriaco. Questa è una magnifica città del centro delle Marche che si chiama Macerata, e questo è un monumento, lo Sferisterio della Leandri, che non è altro che lo stadio dove giocavano a palla, adesso è stato trasformato in un teatro all'aperto per la lirica. Questa è la città di Fermo con la cattedrale, questa è la magnifica, magnifica, stupenda piazza del Popolo di Ascoli Piceno. Le Marche sono una piccola regione, 1.400.000 abitanti, però devo dire ci sono stati dei precedenti illustri, che così li elenchiamo solamente. Donato Bramante è nato a Fermignano, lo conosciamo tutti. Raffaello, oltre ad essere stato il primo soprintendente, è nato ad Urbino. Sisto V, un papa francescano che è stato sulle soglie pontificie dal 1585 al 1590 e ha cambiato completamente le sorti di Roma. E poi finiamo con Giacomo Leopardi, che conoscete tutti, Recanati. E Giacomo Leopardi ci dà anche una chiave di lettura del terremoto, il rapporto fra l'uomo e la natura, il dialogo di un islandese con la natura ci dà una chiave di lettura precisa di come Giacomo Leopardi interpreta la natura in maniera ostile nei confronti dell'uomo. L'uomo si deve difendere dalla natura e l'uomo si deve difendere dai terremoti. E come ci si difende dai terremoti? Io penso che la parola chiave sia quella che avete scritto nel manifesto, strategia. Per difendersi dai terremoti bisogna mettere in campo delle strategie, strategie che precedono i terremoti, strategie per gestire l'emergenza, strategie per la ricostruzione. Ricostruzione e strategia di manutenzione si toccano in un cerchio. L'Italia la vedete rappresentata, il colore scuro è una nazione a rischio sismico, il colore scuro in pratica non fa altro che tracciare la linea, la faglia di confine fra la zolla dell'Africa e quella dell'Europa,
e la Regione Marche, la vedete indicata nella... vediamo se riesco... com'è che non... l'avete vista, comunque è nel centro dell'Italia. Non fa niente. Comunque, vabbè, andiamo avanti, dai, non c'è. È una regione a rischio sismico. È stata così investita nel corso dei secoli da svariati terremoti. Terremoto del 97, qual è l'idea che c'è dietro a questa comunicazione, a questa riflessione? È quella di... ci sono state una serie di comuni, 32 comuni sono stati disastrati, integralmente disastrati nel terremoto del 97. 87 comuni sono stati dichiarati disastrati nel 2016 e la cosa interessante è che ci sono un numero di comuni, che sono 31, che sono stati interessati sia dal terremoto del 97 e sia da quello del 2016. Dopo il 97, allora caratterizziamo i terremoti e adesso ecco, caratterizziamoli con la magnitudo, che per farci capire che il confronto è plausibile. Nel 97 io ho preso i 5 terremoti più importanti e vedete, beh, quello del 26 settembre è di magnitudo 6, quello del 3 ottobre di magnitudo 5.5, quello del 6 ottobre 5.5 e così via. La serie, la sequenza sismica che c'è stata nel 2016, abbiamo il 24 ottobre che ce ne sono state due a distanza di poche ore, di 6.0 e 5.4, ce ne sono state un'altra coppia di scosse sismiche terribili che sono il 26 di ottobre, 5.4 e 5.9, ce n'è stata un'altra il 30, la più grossa, di 6.5, e la catastrofe non si è esaurita con i terremoti, perché poi a febbraio c'è stata una grossa nevicata prima che si potesse intervenire, prima che si potessero mettere in sicurezza con grande difficoltà i monumenti danneggiati, che ha continuato l'opera di devastazione. Vi cito solamente fra i terremoti maggiormente significativi, che poi ci faranno comunque fare delle riflessioni, quello del 1799 di Camerino. Questa è un'immagine di Arquata del Tronto. Arquata del Tronto inserita fra il cratere del 1997, è stata invece poi investita. Arquata del Tronto e Pescara del Tronto sono state le due, la frazione e il capoluogo maggiormente colpite. A Pescara è il luogo dove ci sono state più di 40 vittime. Abbiamo visto l'immagine prima del terremoto, questa è l'immagine successiva al terremoto, una completa devastazione. Adesso, prima riflessione che volevo fare è un primo confronto fra due centri storici che hanno avuto nel corso degli anni, nel corso dei secoli, interventi differenti, uno con maggiore cura, l'altro invece al di fuori del cratere, quindi nel 97 non ha avuto alcun intervento. Questo è il confronto prima e dopo, e qui passiamo ad una città, a una cittadina che forse tutti conoscerete, Camerino, sede dell'università, che è stata una delle più colpite nel 97 e una delle più colpite nel 2016. Quindi dal 97 al 2016 sono stati posti in campo tutte quante una serie di interventi di riparazione danni, di miglioramento. Piccolissima digressione: nella normativa italiana esistono tre livelli di approccio per la riparazione dei danni prodotti dal sisma. Un primo livello è la riparazione locale,
Un secondo livello è quello che riguarda il miglioramento strutturale, un terzo livello è quello che riguarda l'adeguamento. La parte diciamo dell'adeguamento non interessa agli edifici di carattere monumentale e qui non mi sto a dilungare per le ragioni e i motivi che sono quelli che possono portare alla cancellazione di elementi caratterizzanti importanti dei monumenti. Questa è un'immagine di Camerino dopo le messe in sicurezza. Vi invito a vediamo adesso se ci riesco. Eccolo qui. Questo è il Palazzo Ducale. Questa è la cattedrale. Noi su questi due edifici importanti hanno avuto nel 97 un intervento di miglioramento strutturale e andremo a vedere adesso come hanno reagito, qual è stata la reazione, se questi interventi che abbiamo realizzato negli anni 90, alla fine degli anni 90 hanno dato dei risultati significativi. Vi invito, ci sarà anche dopo l'immagine, però vi invito a fare attenzione a queste fasce di colore leggermente diverso che si trovano sull'abside della cattedrale. Qui ci troviamo, l'abside è a un'altezza intorno ai 25 metri, quindi una significativa massa muraria. Questo è il confronto fra Arquata del Tronto e Camerino. La riflessione, che comunque non è una riflessione di carattere scientifico, però è una riflessione basata su alcuni ragionamenti di carattere razionale. Arquata del Tronto non c'ha avuto un tessuto edilizio molto povero, dove nel 97 non c'è stato alcun intervento. Camerino ha avuto forse l'80% del tessuto edilizio è stato interessato da interventi. Con il terremoto del 2016 ci abbiamo a Camerino che non ci sono stati né morti, né crolli, né devastazioni. La cosa diversa è successa ad Arquata. Per quale motivo? Dicevo prima la parola magica, la strategia. Per difendersi, la scienza non è ancora capace di prevedere i terremoti, però forse in qualche modo li può prevenire nel tempo e nello spazio. Basta avere delle strategie giuste. Qui nel 1860, dopo il terremoto del 1859 che a Norcia aveva fatto 11 morti, un altro papa marchigiano, Papa Mastai Ferretti, ha chiesto all'architetto Luigi Poletti di fare un regolamento. Regolamento molto semplice, che non è altro che una strategia di difesa dal terremoto. Potete leggere, istituiscono una commissione, il tempo. Il Papa dice in 5 anni bisogna finire i lavori, quindi una scadenza, un piano. E poi ci sono tutte quante una serie di indicazioni proprio operative che somigliano molto a quelle che noi abbiamo usato poi nel 97 e che vedremo. Dà delle indicazioni tecniche su come costruire, sullo spessore dei muri, sulla scarpa. Vi invito all'ultimo punto. Si premia chi segnala il sito dove si trova la migliore pietra e la migliore calce. Cominciamo ad entrare nel merito della qualità della muratura, che al di là della tecnica costruttiva è elemento decisamente importante. Noi, altra brevissima digressione per dire che la tutela, la conservazione in Italia dipende molto, deve molto allo stato della Città del Vaticano. E le nostre leggi partono in pratica da quella dall'editto del Cardinal Pacca, che poi non è altro che non verrà ripreso con la 1089 del 39. La prima legge di tutela che ci abbiamo, e questo ci dà anche il senso del passaggio dei tempi, la prima legge della tutela del paesaggio la presenta un filosofo. Oggi le cose sono le leggi, le scrivono e le portano in Parlamento altre figure. Vi ricordo che la 1089 del 39
È una legge così emanata sotto il periodo fascista, però sottolineo che i consulenti del ministro Bottai erano Longhi, era Giulio Carlo Argan, era un giurista raffinato di nome Santi Romano. Poi c'è la nostra Costituzione, arriviamo all'ultima legge che ci abbiamo in Italia, il decreto legislativo 4204, che raccoglie un po' tutti quanti i principi. Arriviamo alla strategia. È molto semplice. Nel 97 è stata messa in campo una strategia per arrivare, per gestire, per controllare dall'emergenza alla ricostruzione. E quindi ci sono tutti quanti una serie di passaggi. Il primo è stato il censimento del danno, che poi vedremo, e mi ricollego anche con quello che è stato detto stamattina. Al punto B, una cosa determinante che serve per vestire la strategia, che è quella del piano, il piano di ricostruzione. Noi oggi stiamo vivendo un'esperienza in Italia di ricostruzione senza piano, e questo, devo dire, porta a notevolissime complicazioni. Arriviamo al punto C, parliamo di direttive tecniche, e poi parleremo anche e vedremo le direttive tecniche cosa dicono degli elementi in calcestruzzo armato. Arriviamo a, sono state emanate un codice di pratica e quindi delle linee guida, e poi gli interventi di restauro, miglioramento. Per la prima volta in Italia il miglioramento è fatto obbligo di quantificare il miglioramento. Un ulteriore elemento che voglio segnalare della strategia d'approccio è quella dell'approvazione dei progetti. L'approvazione dei progetti veniva fatta in sede di una conferenza di servizio che veniva preceduta da un gruppo di lavoro. Gruppo di lavoro e conferenza di servizi significano due strumenti per veicolare la conoscenza, cosa che adesso è stata comunque così un po' trascurata. Io mi sono laureato nel 78, ho fatto l'esame di consolidamento pensando, ci hanno insegnato con il criterio del sforzo dei materiali, sforzo delle formazioni. Nel 97 c'è stato un cambiamento radicale, quello che diceva stamattina l'ingegnere Giovanni, adesso mi viene il nome, scusate, l'amico E quindi si è messo in campo uno strumento nuovo, è quello di interpretare le lesioni e capire i cinematismi che queste lesioni potevano attivare. E è stato fatto un censimento in base a questi criteri. Vi invito a guardare il ribaltamento dell'abside. Abbiamo visto stamattina una rappresentazione teorica, poi vedremo come siamo intervenuti invece su uno sviluppo proprio reale, e vedremo quel tipo di lesione, quella lesione teorica del ribaltamento dell'abside, come in una muratura ben fatta si è rispecchiato. Adesso questi alcuni dati sul terremoto del 97. Per quello che riguarda il patrimonio storico monumentale, sono stati censiti 2.385 edifici monumentali. Questa è la suddivisione a livello delle province. Adesso vi faccio vedere una serie di immagini, vado anche abbastanza rapido, per farvi rendere conto dell'intensità del terremoto. Non parliamo di terremoti differenti, parliamo di terremoti che possono essere comparati. Quello del 2016 ci ha avuto più violenza, più cattiveria, è stato più forte, ci sono state delle scosse ravvicinate. Vi volevo anche segnalare il fatto che un edificio colpito da un terremoto reagisce in un modo, colpito da più terremoti la reazione è completamente differente. Quei meccanismi che vedevamo prima di ribaltamento, rotazione al di fuori del piano, in presenza di murature
non buone, perdono completamente di senso e di ragione. Vedremo che nel terremoto del 2016, a differenza di quello del 97, la crisi, sono andati in crisi proprio i nuclei murari, per una ragione che poi vedremo di affrontare. Affronteremo anche il problema degli apparati decorativi. Qui siamo alla pieve di Santa Maria a Mevale, che è un paesino che è una frazione di Visso. Queste sono le immagini del terremoto del 97. Le murature con paramenti e nuclei murari decoesi. Questo è il campanile che è caduto a San Carlo, qui ci troviamo a Camerino. Fabriano è stata colpita dal sisma del 97, è lontano da quello del 2016. Qui siamo a Pieve Torina, in un paese che sta proprio nel cuore, nel centro del cratere. Adesso scorriamo. Ecco, qui arriviamo ad uno dei lavori che poi farò vedere. Santa Maria in Via, una chiesa di Camerino, la più colpita dal terremoto. Qui vedete la messa in sicurezza. Vi do un'altra notizia, informazione sulla differenza 1997-2016. Nel 1997 si è proceduto in continuità alle messe in sicurezza con gli interventi di restauro, di consolidamento e di miglioramento. Nel terremoto del 2016 c'è stata una frattura, una faglia. Prima facciamo le messe in sicurezza, finite le messe in sicurezza si inizierà agli interventi di restauro definitivi. A 3 anni dal terremoto ancora non è stato approvato alcun progetto. Questa è la situazione di Santa Maria in Via dopo il terremoto del 97 e dopo le opere di messa in sicurezza. Adesso vi dico, arriviamo al censimento, perché pure questo è importante nella strategia. Il censimento venivano fatte da delle squadre composte multidisciplinari. Vedete, c'era un tecnico del GNDT, uno storico dell'arte, il funzionario della soprintendenza, funzionari archivisti, eravamo accompagnati per la sicurezza dai vigili del fuoco, e quindi abbiamo fatto tutta quanta una serie di sopralluoghi con censimento del danno. Questa è la scheda che abbiamo visto anche l'altra volta, la scheda che funziona benissimo per quanto riguarda le chiese. Per quello che riguarda invece gli edifici, i palazzi, diciamo, visto che il palazzo mal si presta ad una suddivisione per macroelementi, quindi è un po' più difficoltoso affrontare la formulazione della scheda. Adesso scorro, così vedete, tanto avete capito come si facevano le schede. C'era questa squadra che andava a fare il sopralluogo, poi la sera venivano formulate le schede, si discuteva sul tipo di danno, si discuteva sui meccanismi che erano stati attivati. Era un modo anche per formare comunque personale adeguato e preparato. E alla fine, strategia. La strategia, ci vogliono anche le norme. E avevamo una norma che si è rivelata utilissima. Oggi abbiamo il decreto legislativo 189, che da 3 anni è stato cambiato minimo 5 volte, quindi siamo in un'incertezza, devo dire in un caos significativo. Una nuova metodologia per la formulazione del piano di ricostruzione. La prima novità è costituita dall'avere pensato a non limitarsi a gestire l'emergenza, ma a costruire un vero piano che non fosse un semplice elenco di segnalazioni. E poi sono stati dati una serie di criteri che hanno portato, io questi ve li salto,
perché potrebbero essere, è un modo, un approccio al problema che andava bene nel 97, per quello magari del 2016 forse andavano rivisti, poteva essere una base di partenza l'esperienza del 97. Io arriverei alla formulazione del piano, questi sono i pesi che venivano dati, come veniva fatto il piano in poche parole, c'era una serie di stanze, l'importanza artistica, l'importanza del centro, della città, del paese, il livello di danno, il debito manutentorio, le vulnerabilità e le criticità, queste venivano messe insieme con una serie di formule e alla fine è stato formulato un piano che significa priorità, che significa visione per il futuro, non ordinanze che mettono sullo stesso piano tutti quanti i monumenti. Questo è il piano, quindi un elenco ragionato, un elenco con le priorità. E adesso arriviamo alle direttive tecniche. Come sono stati fatti i progetti e come abbiamo così eseguito, portato a compimento gli interventi. E qui cominciamo già a poter fare un'analisi critica. Come al solito si parte un po' con l'eredità delle carte del restauro, l'intervento minimo necessario. Su questo aggettivo minimo bisognerebbe fare una riflessione, rilievo critico, quadro fessurativo. Io naturalmente la parte del progetto vi indico solamente quelli che sono stati i criteri, l'analisi dei macroelementi, i cinematismi attivati o che si potevano attivare, le analisi geologiche, l'individuazione delle condizioni di collasso, quello che vi dicevo prima per la prima volta, l'esperienza progettuale prevedeva la quantificazione del miglioramento, C0 e C finale, la scheda tecnica di accompagnamento al progetto. Una serie di indicazioni davano la conservazione dei solai in legno, i nuovi solai analoghi a quelli esistenti, evitare le sostituzioni dei tetti laterocemento, noi cordoli in cemento armato, rapporto di casualità, ricomposizione dell'apparecchio murario, cioè tutta quanta una serie di indicazioni. Il discorso del calcestruzzo che veniva portato stamattina come esempio, devo dire che nella mia regione, nell'esperienza come funzionario di soprintendenza, credo che sia stato superato ormai da decenni. Certo, se ci sono degli episodi come quello che è stato mostrato stamattina, episodi o progetti che non hanno avuto l'adeguata attenzione, non significa che quella sia la prassi operativa. Per quanto riguarda poi il discorso del calcestruzzo, volevo segnalare quello che dice la carta del restauro del 31, cioè quindi l'inizio del restauro moderno, che ci consigliavano di usare il cemento armato, però l'impiego, sottolineo, giudizioso. Nel corso degli anni l'impiego non è stato giudizioso, nel corso degli anni addirittura la norma prevedeva l'utilizzo del cordoli e dei solai laterocemento. Come funzionario di soprintendenza e anche gli altri colleghi abbiamo espresso decine di pareri per il mantenimento delle orditure lignee, dei tetti in legno, che venivano poi spese a livello di provveditorato alle opere pubbliche per evitare l'obbligo di realizzare strutture in cemento armato. Io questo lo interpreto però come un elemento di progresso, cioè nel senso che chi ha fatto la norma negli anni 60 era comunque, aveva la finalità di migliorare quello che erano le caratteristiche della costruzione, cioè non c'era malafede. Io dico sempre che il progresso tecnico purtroppo si basa e si fonda sugli errori e sulle approssimazioni successive al problema. Comunque in assoluto poi il cemento armato, cioè bisognerebbe fare una riflessione attenta anche sull'uso del cemento armato, perché non è da escludere a priori, va comunque progettato per un edificio antico.
Abbiamo finito così la prima parte, adesso una serie di immagini per capire qual è il terremoto del 2017, quello che è successo. Vedremo tanti cordoli, tanti tetti in cemento che hanno prodotto una devastazione sulle murature. Murature che dobbiamo dire sono murature con leganti molto poveri, con ciotolame arrotondato, molte volte con una serie di cavernosità interne, addirittura con leganti terrosi. Questo è inutile che ve lo illustri e ve lo commenti, è un tetto in laterocemento che ha martellato sulla parete di confine. È quello che faceva vedere l'ingegner Gangi, la rigidezza del cordolo in calcestruzzo, l'abbassamento addirittura di un piano dovuto al peso del laterocemento e alla poca consistenza della muratura. Questo è un cordolo che è rimasto appeso, questo cordolo ha fatto il provveditorato delle opere pubbliche nella chiesa di San Francesco ad Arquata negli anni 60. Altra riflessione, nel 97 noi a livello di soprintendenza, ma a livello anche di regione, che davano il finanziamento per le opere, per gli interventi di ricostruzione, abbiamo limitato il più possibile le rigenerazioni murarie con le iniezioni per una ragione molto semplice, perché i nuclei murari non avevano rilevato criticità. Il terremoto del 97 è differente da quello del 2016, perché gli interventi sono poco controllabili di rigenerazione murarie con le iniezioni, perché hanno dei costi molto alti. Qui siamo sempre ad Arquata del Tronto, questa è una parete laterale di una chiesa, qui siamo dopo il terremoto del 24 d'agosto. Questa chiesa, dopo gli altri tre terremoti, sarà completamente rasa al suolo, quindi l'effetto isteresi, il mantenimento, la perdita della successiva di aderenza, di coesione delle murature ha portato proprio al crollo totale. Qui siamo all'interno della chiesa, 5 minuti, e allora devo andare proprio di corsa, scusate. Io mi sono messo a chiacchierare, è una miseria. Allora andiamo subito. Ah no, vi faccio vedere solamente una cosa, quello che diceva stamattina l'ingegner Gangi, apertura e chiusura di un arco. Io già ho fatto 40 minuti, queste andiamo subito agli interventi, se no altrimenti non... no, mi dispiace, porca miseria. Però ci avete perfettamente ragione. Arriviamo agli interventi del 97, fibre di carbonio messe come si faceva nel 97, in pratica, con poca scientificità, però abbiamo nella parte estradossale, questo è il Palazzo Ducale di Camerino. Adesso vediamo il Palazzo Ducale di Camerino, allora vado proprio come Speedy Gonzales. Queste sono le fibre di carbonio. Questa è delle fibre di carbonio che abbiamo messo su delle tramezzature. Adesso vediamo dopo il sisma quello che è successo. Questo è il Palazzo Ducale. Queste sono le volte. Palazzo Ducale, Camerino, siamo al centro del sisma. Queste sono le volte dopo il terremoto del 2016. Questa c'è una lesione nella parte vicino all'ingresso. E questa è la superficie intradossale delle volte che sono state trattate con le fibre di carbonio. Vi invito a vedere quell'elemento trasversale, questo. Questo è quello che è successo dentro il Palazzo Ducale, non è che i danni ci sono da tutte le parti.
Questa è l'immagine, queste sono le fibre di carbonio che abbiamo messo nel 97 e questa è la parete che si era conservata. Guardate, vado veramente di corsa, questi sono i cordoli metallici che abbiamo messo sulla cattedrale di Camerino, cordoli che girano nella parte sommitale con delle cuffie per alloggiare le capriate. Controventature, allora vado... Vi faccio vedere un altro intervento con le fibre di carbonio sull'abside e dopo chiudo. Muratura ottima, l'ha detto l'ingegner Gangi, quando ci sono le lesioni passanti forti significa che la muratura è vera. La cattedrale di Camerino è stata ricostruita dopo il terremoto del 1799 con il progetto di Andrea Vici. Cosa abbiamo fatto? Qui sotto c'è la strada, in pratica l'unica strada d'accesso alla città di Camerino, e quindi dovevamo mettere in sicurezza questo abside. Queste sono tutte quante, ecco qua, queste sono le lesioni sull'abside, lesioni importanti, lesioni passanti. Abbiamo montato un ponteggio, però questo è il progetto della messa in sicurezza attraverso la posa in opera di fibre di carbonio. Questi sono lo spessore delle murature, quando abbiamo trapanato per vedere abbiamo visto che la muratura era una muratura buona composta da un paramento esterno in laterizio, un paramento interno in calce senza cavernosità, quindi un sacco molto buono. Queste sono... Qui abbiamo utilizzato, prima di mettere in opera le fibre di carbonio, abbiamo pensato che forse si dovevano stabilizzare le lesioni. Abbiamo stabilizzato le lesioni utilizzando, non so se le conoscete, delle fibre, le steel dry, sono in pratica delle barre, sono dei fissure che si montano a secco. Questo l'abbiamo fatto per poter comunque stabilizzare la lesione e montare quel ponteggio che avete visto prima in tutta sicurezza. Abbiamo fatto le prove di strappo di queste chiodature con acciaio inox. Questa è la chiodatura. Queste sono le fibre che abbiamo messo, ci sono sei fasce. Abbiamo pensato che il lavoro dovesse essere fatto con un ponteggio per l'accuratezza. Le fibre, a differenza del 97, ci sono i connettori. Questo è una rilegatura. Perché abbiamo utilizzato questo tipo di barre steel dry? Perché a livello sperimentale queste funzionano benissimo sulle murature moderne. E qui siamo in un contesto di muratura ottima che si può equiparare alla muratura moderna. Questo l'abbiamo messo sulle lesioni. Arrivo, le fibre sono bloccate da piastre. Arrivo alla parte finale, che è quella... Abbiamo fatto una serie di prove per mitigare l'impatto, prima con delle serigrafie. Poi abbiamo deciso che forse era il caso, perché ci veniva a costare anche meno, con una restauratrice abbiamo ridipinto la tessitura, il laterizio, e questo è il risultato finale. Eccolo qua, e questo è il risultato finale. Devo dire che questo è un intervento di messa in sicurezza. Ci sono anche delle altre riflessioni da fare. Le opere di puntellamento e messa in sicurezza devono tenere comunque presente che in una fase successiva si dovrà fare l'intervento definitivo, quindi è bene che non vadano ad interferire con eventuali lavorazioni che si devono fare per l'intervento vero e proprio. Io penso che mi possa anche fermare, anche se ho tante altre cose, però è questo, credo che sia... Poi ci sono stati nella cattedrale di Camerino, abbiamo fatto tre messe in sicurezza in pratica, e qui ci sono le immagini delle altre messe in sicurezza. Però dopo è molto
complicato. Vediamo solamente un ultimo accenno ad un altro intervento. Questo è significativo perché abbiamo utilizzato la cordolatura sommitale in acciaio. Questa è la chiesa di San Martino dei Gualdesi, ci troviamo nel centro, qui proprio del terremoto, l'80% del tessuto edilizio è inagibile. Questa è l'immagine del dopo terremoto, quindi ci sono stati dei danni significativi, però la chiesa è ancora in piedi, l'unica che è rimasta in piedi di Castel Sant'Angelo sul Nera. Questo è il campanile che è stato riabilitato con un intervento di messa in sicurezza. Questo, se vedete, noi abbiamo messo un cordolo in metallo e se riesco a trovare l'immagine magari concludiamo con quella, dove si vedono i connettori, perché il cordolo veniva montato con tutta quanta una serie di connettori, però il problema qual è stato? Che ha dato dei problemi proprio laddove ci sono gli affreschi, e questo è un ulteriore scenario di intervento e di prevenzione. Concludo riportando un'idea, un'intervista di Roberto Lunghi data nel 1963 in una delle prime trasmissioni televisive, l'Approdo, dove faceva un appello a distaccare gli affreschi che erano in pericolo. Se noi nel 97 avessimo in qualche modo così potuto procedere con il distacco degli affreschi, l'avremmo avuti ancora tutti quanti sani. Io vi ringrazio e niente, se c'è qualche domanda sono qui. Grazie. Tante grazie, signor Salvati. Muchas gracias, señor Salvati, por compartir su experiencia. Lástima que el tiempo. Salvati, por esta experiencia que nos comparte sobre las estrategias de mejora que incluyen desde la gestión. C'è qualche domanda? Allora, possiamo anche lasciarla alla fine, se qualcuno vuole porre qualche domanda. Allora, aspettiamo alla fine, così poniamo tutte le domande insieme. Grazie. Ah, c'è una domanda subito. Sì, una domanda. Qual è il tipo di danneggiamento? Si sente? Sì. Qual era il tipo di danneggiamento che è stato rilevato sulle volte dopo il sisma del 97, quando siete andati a intervenire e successivamente applicare le fibre di carbonio? C'era la lesione trasversale. Io adesso questa non l'ho, e c'erano tutte quante una serie di microlesioni. Mi sono dimenticato di dire che noi abbiamo implementato anche le tirantature, perché mancavano dei tiranti, quindi abbiamo omogeneizzato tutte quante le volte mettendo dei tiranti dove mancavano. Grazie. Grazie. La inquietud que tengo. Cosa è successo in casi come questo, dove il muro sembra totalmente disintegrato e abbiamo degli affreschi o altri elementi ornativi?
perché abbiamo casi qui anche dove sono quasi disintegrati le murature, ma l'intervento architettonico non lo possiamo realizzare se prima non si risolve la situazione dell'affresco o della pittura murale. Come avete risolto questa situazione nel caso delle colonne, che ho visto che si sono gonfiate le colonne, non so come si dirà, ma nel nostro caso hanno un altro tipo di levigatura o di ornamento, non so se è lo stesso caso vostro e come l'avete risolto. Usted preguntò come avete fatto in casi come questi dove c'è l'affresco, donde hay frescos, donde hay murales, y qué hicieron para o qué intervinieron para asegurar. Ha detto adesso. No, come avete fatto per questo? Per questi lavori. Come avete fatto questi lavori? Lavori. Come abbiamo fatto questi lavori? Sì. Qui non c'è stata la messa in sicurezza. Nel 97 non abbiamo fatto la messa in sicurezza. Siamo passati subito all'intervento. Quindi lì sono state rifatte le coperture. Hai visto, c'erano gli arcarecci, lo stesso numero d'arcareccio, solo che l'arcareccio è stato ricalcolato. Abbiamo messo in opera, adesso io qua non l'ho viste, una serie di cordolature metalliche realizzate con un profilato a C, e poi il profilato metallico è stato legato alle murature con dei connettori. E il risultato, non abbiamo fatto una rigenerazione profonda della muratura, e quindi il problema si è ripresentato in maniera analoga al cordolo in calcestruzzo, perché il cordolo in calcestruzzo non funziona sulla muratura, in quanto c'è una differenza di rigidezza fra il cordolo e la muratura che è sotto. Nella normativa degli anni 60-70 imponevano i cordoli e i tetti in calcestruzzo, però non imponevano di rigenerare le murature che stavano al di sotto. Quindi è chiaro che tutti quanti i ragionamenti di carattere tecnico-scientifici vanno in qualche modo rapportati con questa labilità che dava prescrizione solamente per una parte della fabbrica e non su tutta la fabbrica. Cosa è successo nel caso? Io ho capito che soltanto avete fatto l'intervenzione con la pittura murale, avete fatto dopo qualche lavoro per metterla, perché qui in Messico prima di intervenire sul muro devi risolvere il problema del... Perfetto, allora non avevo capito la domanda. Scusami. Le pitture murali sono state tutte quante messe in sicurezza, sono state velate, c'è stata la fermatura dei bordi, c'è stata l'iniezione a tergo per far riaderire prima. Il primo intervento che è stato fatto è quello della messa in sicurezza. La riflessione che volevo fare io invece è per quello che riguarda proprio gli effetti del terremoto. Noi siamo in una regione dove gli affreschi, le decorazioni murali sono in quasi tutte quante le chiese, parliamo di chiese di affreschi del 4, del 500. Allora dico, un intervento sapendo che il terremoto ritornerà, e questo è certo, sapendo che andrà sicuramente a lesionare le murature, perché anche questo è certo, perché noi possiamo fare tutti gli interventi che vogliamo, ma non possiamo impedire che il sisma lesioni le murature, perché significherebbe ricostruirle e stravolgerle. Allora, quello che citavo prima io, quella riflessione fatta da Roberto Longhi negli anni 60, quello del distacco degli affreschi e poi il riposizionamento all'interno della chiesa dell'affresco. Se noi nel 97, faccio un'ipotesi, avessimo distaccato questi affreschi, nella prima scossa, dove non ci sono stati particolari danni, andavamo lì, prendevamo l'affresco e ce lo portavamo in luogo sicuro.
Questo era la cosa che volevo dire, cioè un intervento studiato, razionale, di prevenzione su tutti quanti gli apparati decorativi fissi, su tutti quanti gli affreschi. Questo trova a livello culturale in Italia delle grosse resistenze, fin dagli anni 60, quando citavo quest'articolo in questa trasmissione, c'erano degli altri intellettuali che controbattevano a Roberto Longhi sulla necessità di distaccare gli affreschi. Però questo, io penso che sia talmente evidente il fatto che se noi fossimo stati lungimiranti e in situazioni particolari, non solo, ma ci avrebbe consentito anche di fare una bonifica muraria differente di quella che abbiamo fatto, perché potevamo andare in profondità senza il pericolo di rovinare gli affreschi. Questo è un campo di riflessione che credo il mio ministero dovrebbe prendere in considerazione, perlomeno a livello di problematica. Sì, tante grazie. Bueno, también en Italia tienen esta contraposición cuando no se implementan las medidas de puesta en seguridad, de, en este caso la pintura mural, y es justo un área de oportunidad, ¿no?, para el caso de la intervención del 97. Tante grazie. Le regalamos un aplauso al señor Pierluigi.